Chao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partillano, me voy contigo. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 partillano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 si yo caigo. Padre morto. Il padre era Angelo Primo La Russa. Aveva 23 anni, era bello, sportivo, sciava molto bene. Aveva un lavoro modesto nel cuore di Varzi, ma perché dava dignità a una famiglia povera, di origini assolutamente umili, ma con sani principi. Ha preso la via delle montagne, le montagne che conosciamo tutti bene, sopra Varzi, ha portato gli amici, ha organizzato la brigata di Pettini, perché non poteva rimanere a guardare in una situazione così drammatica. Aveva coraggio, tanto coraggio. Ha combattuto nel Val Curone, Staffora, ha contribuito pesantemente a liberare paesi, tra i quali Varzi, fra tutta la sua gente che lo amava molto. Non riuscivano a prenderlo tra le nevi delle nostre montagne proprio perché sciava bene, molto bene. E questa cosa, per questa sua particolarità, lo chiamavano Primo La Russa. Il 17 gennaio del 1945 cade in un'impostata. Lo prendono, è ferito a una gamba. In carcere e l'amputano. Non era necessario, l'hanno fatto per vendetta. Quindi l'hanno colpito al cuore. Lui aveva già una pallottola che ha attraversato il suo fisico. E l'hanno fatto per annientarlo. Ce l'hanno fatta fisicamente. Mio padre è morto a 46 anni, ma integro nei suoi ideali di libertà e democrazia, che ci ha trasmesso, anche se io ero ancora piuttosto piccola. Io ho un ricordo forte che ho già ricordato a Varzi quando ci siamo visti, che mi ha chiamato nella cantina della nostra casa a Milano nell'agosto del 67, qualche giorno prima della morte, perché faceva fresco, era agosto, e mi ha detto: lì c'è una bandiera, scusate, sono sempre emozionata in questi casi, mi ha dato, ero tredicenne, mi ha dato in mano una bandiera stracciata, sporca, e delle fotografie. Dice: tienili, muoio per questo. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil.